Almeta si offende con Cattelan. La risposta sui social: Alessandro Cattelan ironizza sulla vittoria di Ermal Almeta e Fabrizio Moro, ma Ermal non la prende benissimo e risponde al presentatore di Sky E queste ore su Twitter: sta avendo luogo un piccolo scontro. Tale diatriba vede come protagonisti Alessandro Cattelan ed Ermal Almeta, quest'ultimo vincitore del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro. La causa del diverbio è un siparietto avvenuto durante il programma e poi c'è Cattelan in onda su Sky. Cattelan e Noemi su Ermal Almeta durante la puntata in cui era presente anche Noemi. Alessandro Cattelan ha iniziato a parlare della sua idea originale. Ho chiesto a Noemi di andare a Sanremo con questa canzone sui luoghi comuni. Le ho detto, è forte, vedrai che vinceremo. Noemi invece mi ha detto, ma no, i luoghi comuni non vanno più, e invece, guarda chi ha vinto, facendo riferimento alla storia del plagio sanremese. Noemi ha quindi rincarato la dose chiedendo se fosse un pezzo originale suo. Ermal Almeta, però, non l'ha presa benissimo. Non essendo presente in trasmissione ha comunque voluto dire la sua tramite Twitter. Il cantante ha dunque scritto, sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti, o anche questo è un luogo comune, magari le buone maniere non sono poi così originali. Alcuni utenti si sono subito schierati dalla parte di Ermal Almeta, mentre altri hanno chiesto di non fare troppa polemica per una battuta. Così, Ermal ha precisato, ognuno è libero di dire ciò che pensa, battute e risposte. Nel caso specifico da una parte c'è la TV e dall'altra c'è Twitter. Non mi dite che Twitter può intaccare la della TV, ma fatevela voi una risata, io rido già da mezz'ora, mi fanno male le mascelle. Ermal Almeta, prossimi impegni. Intanto Ermal Almeta ha annunciato il suo primo live dell'estate 2018. Dopo il concerto del 28 aprile sul palco del Mediolanum Forum di Assago, Milano, il trionfatore di Sanremo 2018, con Fabrizio Moro, si esibirà a Roma. Quella di Milano sarà anche l'occasione per presentare per la prima volta dal vivo il nuovissimo album Non Abbiamo Armi. Più precisamente Ermal Almeta salirà sul palco dei Centrale Live, Foro Italico il 5 luglio 2018 per la prima data del tour Non Abbiamo Armi Live. Ma tra questi due appuntamenti in agenda, per il giovane cantante c'è anche un altro impegno molto importante. Si tratta infatti dell'Eurovision Song Contest, in programma a Lisbona dall'8 al 12 maggio. A tale evento gareggerà ancora una volta insieme a Fabrizio Moro con il pezzo vincitore, Non mi avete fatto niente, diritti d'autore riproduzione riservata.